l'azienda è nata nel 2015. Diciamo che i primi passi sono stati molto lenti. Abbiamo costruito noi una serra molto piccola dove abbiamo fatto le prime prove. Abbiamo sondato il terreno, il mercato, per capire se poteva esserci interesse nei confronti appunto di questo prodotto. Abbiamo visto che l'interesse c'era, il mercato era vergine, per cui non c'era nessuno. Perché l'indoor è fondamentale per questo tipo di coltura, perché deve essere un prodotto che va nelle cucine dei ristoranti, un prodotto il più possibile pulito e un prodotto che deve essere disponibile 12 mesi l'anno. Ora sappiamo benissimo che in condizioni climatiche molto imprevedibili la situazione non può essere monitorata, non puoi garantire un prodotto 12 mesi l'anno se lo fai al di fuori dell'indoor. Con l'indoor invece noi possiamo coltivare senza problemi 12 mesi l'anno. L'idea arriva dagli Stati Uniti, nel senso che proprio dalla la zia Caroline, la zia di William, ha iniziato a farci conoscere questo prodotto, sottolineando il fatto che negli Stati Uniti i microgreens erano presenti tutti i farmer markets, per cui la gente li chiedeva, li voleva, la ristorazione li cercava. Microortaggi, che è un termine che abbiamo, diciamo così, coniato noi ed è anche un marchio registrato da noi, in realtà il termine inglese è microgreen, come vi dicevo prima, quindi microverdi letteralmente, ed è un termine prettamente commerciale, cioè non è un termine agronomico. Nella fattispecie i microgreen sono i cotiledoni, cioè dopo che il seme è germinato, le prime foglie, che non sono poi le vere foglie, ma le prime foglie della pianta si chiamano cotiledoni. A quel punto la pianta, diciamo, in sé il seme germinato, appunto allo stadio di cotiledoni, può già essere mangiato, commercializzato e poi quindi utilizzato. Si applica la tecnologia al servizio dell'agricoltura. Come vedete, il vertical farming si sfrutta la verticalità, quindi spazi ridotti, e l'indoor al chiuso. Qual è la parte positiva di questo tipo di concetto di fare agricoltura? È sicuramente il riutilizzo di spazi a cui viene data una seconda vita. Io non penso che l'agricoltura indoor e il vertical farming possano sostituire l'agricoltura tradizionale. Quello che ci dà la terra è sicuramente più ricco, più buono. La natura ci insegna che la biodiversità è fondamentale, per cui una cosa non annulla l'altra, ma si completano. Fare agricoltura diverso, che non sfrutti il pianeta ma che collabori con esso.